Caete, sono tutti ben collegati, siete collegati con il campo comunale di Clusone, dove si sta per disputare la sfida tra Baradello Clusone e Atletico Chiuduno, valida per la 14ª giornata del campionato di prima categoria, girone F. Baradello domenica ha perso per 6-2 contro il Faro Livana, prima sconfitta della stagione per la squadra di Mister Chioni. Resta comunque al comando e oggi cercherà di ritrovare il successo per consolidare la testa della classifica. Dalla parte opposta troverà un Chiuduno agguerrito, partito con grandi ambizioni e leggermente tardato. Oggi cercherà il colpaccio qui a Clusone per rientrare nell'alta classifica. Vi leggo subito le formazioni. Il Baradello Clusone si schiera con 1 Arizzi, 2 Scainelli, 3 Cassera, 4 Bonetti, 5 Piantoni, 6 Giulici, 7 Camanini, 8 Zanotti, 9 Appiani, 10 Simonetti, 11 Petrogalli. Il mister Marco Chiodi risponde dalla parte opposta il Chiuduno con 1 Azzola, 2 Zinesi, 3 Radaelli, 4 Guzzi, 5 Capoferri, 6 Bertoli, 7 Mecca, 8 Pononi, 9 Zanardi, 10 Caldara, 11 Cecilli. Il mister è Ruggeri. Arbitro del match, signor Matteo Sala di Seregno. Tutto pronto per partire, iniziata. Baradello in tenuta scura, attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi, risponde invece in completo verde l'Atletico Chiuduno. Dalla parte opposta, primo possesso per gli ospiti. Cecilli, Bertoli cerca il pallone profondo, va a chiudere bene il Baradello, è out in favore della formazione ospite. Come avete sentito dalla lettura delle formazioni, Baradello ancora in grossa emergenza, oltre ai lungo leggenti, il portiere Bertuletti, i centrocampisti Tomasoni e Rota, mancano anche Ceranto e Pietro Polli, infortunati, oltre a Mostabene, che rientra dopo tattoni di squalifica, ma non è al meglio, quindi si accomoda in panchina. Inizia non dal primo minuto il match. Baradello che in settimana ha anche acquistato Giorgio Zucchelli, l'ex Valle Camonica, in questi primi 6 mesi di stagione al Breno. Liberato, è stato acquistato dalla squadra del presidente Trussardi, sicuramente un giocatore di grande livello, praticamente duttile. Un rinforzo sicuramente importante per un Baradello già attrezzato, per un Baradello che dopo questo fantastico inizio di stagione vuole cercare di mantenere il comando, vuole cercare il salto di categoria. Radaelli va dentro, Piantoni di testa e poi sulla sinistra, in equilibrio precario, non è riuscito a tenerla Petrogalli. Come vedete anche dalle immagini, campo ghiacciato, fa freddissimo oggi in Alta Valle Soiana, temperatura sotto lo zero e anche leggero nevischio. Adesso poi il Baradello con Appiani anticipato, cioè di batti e ribatti, alla fine mette ordine Bonetti. Camanini sulla destra cerca il pallone profondo per il taglio di Petrogalli, contenuto, rimessa. È salito a battere Scainelli, il classe 2000. Bonetti, guarda che si impenna, poi Camanini alla fine riesce a liberare il Chiuduno con la sponda di Zanardi. Dobbiamo dire che se il Baradello presenta numerose assenze, una scelta importante anche per il Chiuduno con Bomber Bosis, tanti gol per lui nel calcio dilettantistico, anche un passato a palla lunga che oggi si accomoda in panchina, pensiamo non sia al meglio. Il centro avanti di Ruggeri, chiaramente di solito è titolarissimo, adesso prova ad aggredire la profondità Zanardi, forse anche partito in posizione di offside. Numero 9 non riesce però a mantenere il pallone sul terreno di gioco e quindi rinvio dal fondo quando il cronometro dice 3:25, ancora 0-0. La
Rizzi attende che guadagni 9 metri suoi prima di effettuare il reinvio. Non colpisce bene il numero 1, poi si scusa, quindi rimessa che diventa del chiuduno, come già detto in fase di presentazione. Chiuduno, grosse ambizioni estive, non è partito secondo le attese. Chiaro, oggi un'occasione importante per gli ospiti per tentare il colpaccio, per accorciare rispetto al vertice della classifica, anche per cercare di scavalcare qualche squadra davanti. Adesso possesso Baradello con Rizzi che per non rischiare va lungo, poi non riesce a tenerla la squadra di Chiodi, quindi ancora chiuduno, vedete, influisce moltissimo la condizione del terreno di gioco. Faticano i giocatori non solo a controllare il pallone, ma spesso anche a mantenere equilibrio nei cambi di direzione. Ripetiamo, terreno congelato dalle bassissime temperature di quest'oggi, ma anche, dobbiamo dire, negli ultimi giorni. Adesso al rinvio va Rizzi. Simonetti non la tocca, quindi altro campanile, stavolta va Bonetti a fare il duello aereo, ma ancora chiuduno con il capitano Poloni, cerca di inserirsi sulla destra, ma la palla è irraggiungibile per lui. Oggi inevitabilmente sarà difficile giostare palla a terra, lo sarà anche per la squadra di Chiodi, abituata a fare del possesso palla la sua forza. Va a cercare necessariamente soluzioni alternative in formazione di Clusone. Rizzi, Piantoni, passato, rischia il passaggio, riesce però a tenerla molto bene Zanotti. Ancora Rizzi, Baradello che nonostante gli spazi stretti riesce ad uscire e a far ripartire l'azione con Simonetti. Pietro Galli schierato oggi esterno a sinistra, Pietro Galli ancora per Simonetti, grande aggancio, Simonetti al limite, ne salta tre Simonetti, poi alla fine contrastato, ottiene il calcio d'angolo, ma prima azione significativa da parte del Baradello. Corner battuto troppo basso, palla che si impenna, va Camanini a proteggerla, forse anche spinto il numero 7, non è la persa, allo stesso modo il direttore di gara che fa giocare, quindi chiuduno con questa palla a sinistra. Buono il controllo di Caldara, anche lui giocatore di grandissimo livello, passato in promozione a Casazza, a Gavarno, giocatore dato di buona tecnica e di grande rapidità. Adesso la rimessa sarà ancora in favore del pallone di casa, 6:58 sul cronometro, sempre 0-0. Scainelli con le mani, profondo a Piani, Murato, quindi può ripartire il chiuduno, non riesce però, Baradello fa densità, non consente l'uscita semplice agli ospiti che finiscono per perdere il controllo della sfera. Poi devo dire, stavolta Cassera non colpisce bene, avrebbe potuto fare di più in questa situazione, e concede la rimessa laterale in favore del chiuduno. Qui dribbling secco da parte di Zanardi, giudice scavalcato, commette fallo, quindi calcio di punizione, la posizione interessante per gli ospiti, partita fin qui equilibrata, non ha regalato grosse emozioni. L'unica potenziale chance, quella di poco fa, il Baradello, con la conclusione di Simonetti che dopo la deviazione è terminata sopra la traversa. Adesso dalla parte opposta è già pronto Caldara per andare a calciare, 5 uomini dentro l'area per la tiro chiuduno. Caldara cerca addirittura la conclusione, soluzione di un coefficiente di difficoltà elevatissimo. Rizzi controlla senza patemi d'animo il pallone, terminare
abbondantemente sopra la traversa e va al rinvio adesso lo stiamo difensore. Bonetti lascia scorrere e poi finisce per perdere il controllo, quindi ancora più d'uno con questa palla che Scainelli legge bene e va a recuperare. Secondo il direttore di gara, il signor Matteo Sala di Seregno, commette anche fallo il terzino adesso del Varadello. Il pubblico non gradisce, lo fa capire in maniera evidente. Ancora chiude uno. Zinesi cerca la palla profonda, Scainelli legge bene. E poi libera sulla sinistra con precisione per Pettogalli, contrastante. Quindi rimessa laterale per il pallone di casa che vediamo dall'alto, si schierano con il consueto 4-2-3-1 che in fase difensiva diventa un 4-4-2, in fase offensiva diventa un 4-2-4 con davanti a Rizzi la coppia composta da Piantoni e Giudici. A destra c'è Scainelli, a sinistra Cassera, l'ex Pallalunghese, e poi in mezzo al campo Bonetti e Zanotti. Bonetti che non sta facendo rimpiangere in queste partite la pesantissima assenza di Ceranto. Camanini gioca a destra, mentre sulla sinistra c'è Pettogalli. E poi davanti Simonetti alle spalle di Appiani. Adesso lancio splendido di Bonetti a cercare Pettogalli. Un rimbalzo e controllo d'esterno. Pettogalli uno contro uno, arriva il raddoppio, cerca l'intervallo interno, non lo trova. È bravo qua a scalare Cecilli, a recuperare il possesso. Il chiuduno poi però non riesce a gestire, quindi arriva dal fondo che sarà nuovamente in favore del padrone di casa. Approfittiamo anche per leggervi rapidamente la classifica, che vede appunto il Baradello a 26, il Fornovo a 25, Castettato e Virtus Over a 22, il Calvenzano a 21, il San Pancazzi insieme al Chiuduno a 20, 19 per Civitatese e Cerate sotto, 18 Sellero, 16 Colonia, 14 Pagazzanese e Nuova Valle a Cavallina, poi a 13 il Piancamuno, a 11 la Faro Olivana, chiude con un solo punto la Calcense. Torniamo in cronaca con Simonetti, apertura precisa per Scainelli, grosse difficoltà per i giocatori nel mantenere l'equilibrio ogni volta che cambiano movimento. Adesso Camani ha cercato l'apertura, ha anticipato però Pettogalli, quindi ancora chiuduno. Zinesi, palla ancora profonda che Piantoni legge bene, poi suolata pregevole e quindi Cassiera, contrastato da Poloni, va a guadagnarsi la rimessa laterale. 11 e 33 sul cronometro, 0-0 sempre. Bonetti dice qualcosa, vince però il contrasto, poi apre per Camanini, altro duello e quindi possesso più d'uno. Guzzi contrastato, perde palla e quindi può ripartire in forza di casa con Appiani che apre in maniera però sporca, contrastato, non è riuscito a far passare il pallone che nelle intenzioni avrebbe dovuto andare a servire nello spazio Pettogalli. Qui adesso palla a sinistra dove chiude ancora bene Giudici. Camanini, consueta sventagliata a cercare Pettogalli, bravo qui nel evitare il difensore. Col direttore di gara però ha usato le mani. Il numero 11 del Baradello, quindi calcio di punizione in favore del Chiuduno che ha la 4-3-3, scusate, la 4-2-3-1 del Baradello, risponde con il 4-4-2 dove davanti a Zola ci sono Zinesi a destra e Radaelli a sinistra, i due centrali difensivi sono Capoferri e Berto, poi fa da schermo davanti alla difesa insieme a Guzzi c'è Poloni, a destra tocca a Mecca, a sinistra Cecilia e poi davanti la coppia composta da Zanardi e Caldara. Adesso fuori gioco segnato dal direttore di gara, quindi calcio di punizione in favore del Baradello. Rinvio profondo da parte di Arizzi, buona la spona di Simonetti per Pettogalli.
quindi Cascera, palla profonda nelle intenzioni per Petrogalli, anticipato ancora Baradello, Bonetti per Simonetti, sbaglia però stavolta la misura il playmaker di Chiodi, quindi di fatto consegna il rinvio dal fondo all'Atletico di Chiuduno, che andrà a battere adesso con l'estremo difensore Azzola. L'arrivo di Mancino non colpisce bene però, quindi di fatto regala la rimessa ai padroni di casa. Con le mani Cascera, Simonetti, buon controllo, poi si trascina però il pallone oltre la linea, quindi l'out stavolta sarà in favore dei verdi ospiti. Zinesi cerca Caldara, anticipato poi a Piani, ottima la sua sponda per Simonetti, buono anche il controllo numero 10 che va giù, calcio di punizione. Quando il cronometro dice 14:48 del primo tempo, sempre 0-0, partita molto equilibrata in queste prime battute, col Baradello che tenta di fare gioco, il Chiuduno che agisce di rimessa, fin qui solo un'emozione con un destro da fuori di Simonetti, deviato da un difensore e terminato sul fondo. Chiaro che sia difficile far gioco su un terreno completamente ghiacciato, devo dire che il Baradello sta comunque provando, non si sta snaturando la squadra di mister Chiodi. Adesso calcio di punizione importante per il padrone di casa, sul pallone ci sono Camanini e Simonetti, parte Simonetti, barriera, poi Bonetti al volo, ha cercato la botta, palla però lontana dalla porta difesa da Azzola, diciamo Baradello che non si sta snaturando, sta provando il suo consueto gioco con tanti cambi di fronte, con Camanini e Petrogalli che aggrediscono sulle fasce e con Simonetti che si butta negli spazi sfruttando i movimenti di Appiani. Adesso palla dalla parte opposta, va a chiudere bene Piantoni, non si fa sorprendere la Caldara per non rischiare, spara il pallone in rimessa. Migliore stagione del numero 10 del Chiuduno, due anni fa a Gavarno dove nella girone andata si segnò a ripetizione arrivando addirittura in doppia cifra e tenendo la Gavarnese a lungo in testa al campionato. Poi però nel ritorno la squadra di Foresti calò, non arrivò nemmeno ai playoff. Ancora Chiuduno, Cecili, ex Lemine, si appoggia per il traversone di Radaelli, ancora Piantoni, quindi Bonetti, poi Giudici, giustamente non corre rischi, in via profondo per Appiani, ha cercato di tenerla in mezzo a tre il numero 9. Inizio stagione out per lui causa problemi di pubalgia, è rientrato, ha segnato subito alla prima partita dopo essere subentrato dalla panchina. Adesso va con le mani Radaelli. Quindi sponda era di Zanotti, ma ancora Chiuduno che però sbaglia l'apertura, quindi l'out sulla sinistra sarà in favore del Baradello. Quando il cronometro dice 18:33 nel primo tempo, sempre 0-0. Simonetti, Scainelli, a spazio, lo sfrutta Camanini, entra sul Mancino, il suo piede preferito, e va profondo cercare l'inserimento di Zanotti, va a lottare, forse commette anche fallo il numero 8. Pensa in questo modo il direttore di gara, quindi calcio di punizione che sarà in favore dei verdi ospiti. Abbiamo parlato appunto a lungo delle assenze in fase offensiva del Baradello, appunto di Mostaminini e Pietro Polli. Ma come già accennato, il Baradello deve fare rinunce importanti anche in mezzo al campo. Rota e Tomasoni, assenti da diverso tempo.
fondato anche Ceranto, inventato in questa zona da regista, da Mister Chiodi. Idea ottimale, perché sta rendendo al meglio il playmaker. Alcuni infortuni però che lo tiene fuori da diverse giornate. In quel ruolo gioca Bonetti, classe 98, non lo sta assolutamente facendo rimpiangere il giovane regista. Adesso possesso ancora Baradello, Giudici profondo per Appiani, ottima la sua sponda a cercare Simonetti, commette anche fallo Capoferri, e quindi calcio di punizione per il Baradello. Bonetti, Piantoni, Cascera entra sul destro, poi si appoggia ancora per Bonetti, lancio splendido di Bonetti per Scainelli che entra sulla fascia saltando secco l'uomo, poi palla dentro, grande traversone da parte di Scainelli dopo un'ottima discesa, e splendida anche la tirata di destro di Camanini, lui che è un mancino naturale, ha colpito al meglio, non col suo piede migliore, costringendo all'intervento in corner Azzola, prima palla gol vera della partita. Camanini, respinta ancora Baradello, sempre Camanini, cercato da Scainelli in mezzo a due, alla fine guadagna comunque l'out che mantiene i palloni di casa in avanti. Stavolta non riesce con le mani Scainelli a raggiungere Zanotti, quindi ripartenza da parte degli ospiti con Cascera che va a fare buona guardia, protegge il pallone, resiste alla carica di Caldara, guadagna anche fallo. Cascera si conferma giocatore di grande personalità, lui che ha giocato anche in categorie superiori, ricordiamo arrivato nella sessione invernale scorsa dalla Padalonghese, giocatore tatticamente duttile, può ricoprire diversi ruoli, anche se quello di terzino è il suo naturale. Adesso Piantoni, di prima nato a memoria, a cercare Pietro Galli, il quale però si era accentrato, e quindi chance per il Baradello. Che fugge via, ripetiamo, difficile per i padroni di casa sviluppare il consueto gioco palla terra. Il terreno condiziona pesantemente lo sviluppo del gioco. Adesso Zanotti, Bonetti con il taglio efficace di Pietro Galli. Guardalo che nonostante le difficoltà riesce comunque a gestire il possesso. Trova adesso con Camanini, non riesce però il controllo al numero 7, quindi il rinvio dal fondo sarà in favore degli ospiti. Andato a recuperare il pallone Azzola, sarà lui ad effettuare il rinvio. Tene che i compagni si sistemino prima di calciare profondo. Duello aereo 2 contro 1. E quindi Bonetti va a recuperare il fallo. Consueta smedagliata a sinistra a cercare Pietro Galli. 1 contro 1. Passo doble e poi rimpallo che lo favorisce, anche se alla fine il chiuduno riesce a ripartire. Stavolta il fallo è commesso da Piantoni, che per non lasciare la possibilità di puntare in velocità a Caldara cerca sempre di tenerlo spalle alla porta, cerca di non lasciargli mai la possibilità di girarsi. Ha fatto anche questa volta il centrale del Baradello, anche se in maniera fallosa. Piantoni che adesso invece va a coprire in modo pulito, mettendo il pallone in out, rimessa per i verdi ospiti. Solito a battere con le mani Zinesi, tiro destro, classe 95, ancora su Caldara, è bravo stavolta Cascera a anticiparlo, trasformando l'azione da difensiva in offensiva. Cascera, splendido per Camanini, e buona anche l'apertura per Scainelli. Ottima l'uscita a palla a terra del Baradello, che poi insiste con Camanini.
Bonetti, uno che però ha arretrato andando a chiudere gli spazi e poi a spazzare con Radaelli. Terra Cascera tutto regolare, Piantoni, Arezzi, sua sventagliata rischiosa, poi però Giudici rimedia rimettendo palla sopra. Scainelli, Camanini con il suo mancino va subito per Appiani, attenzione Appiani, ottima la sponda ancora per Camanini, poi cerca il destro, palla larga ma altra buona trama di quello di casa. E 23 sul cronometro, sempre 0-0, Varadello sicuramente più intraprendente. La squadra di Chioli sta provando a fare la partita con continuità, a giocare palla a terra nonostante il terreno di gioco, ripetiamo ancora una volta, congelato, e anche prodotto 2-3 buone chance. Una in particolare grazie a un destro al volo di Camanini, respinto in corner da Azzola. Il chiudono la parte sua, sta cercando soprattutto di contenere, soprattutto di non sbagliare, devo dire, fin qui lo sta facendo in maniera efficace. E poi in ripartenza si affida ai movimenti davanti di Zanardi, oggi schierato centravanti con Bosis in panchina. E la velocità e la tecnica di Caldara. Fino a questo momento posto contenuto al meglio da Piantoni e Giudici. Adesso possesso chiuduno con Scainelli che va a chiudere bene. Bonetti, Camanini, Bonetti ancora una volta, giro palla efficacissimo e poi di casa Cascera. Zanotti stavolta non passa, l'idea per Petrogalli, poi partire con Poloni il chiuduno. Cecili però ha sbagliato il suo appoggio, Caldara invita il compagno a servirlo maggiormente sulla profondità. Camanini, taglio centrale consueto di Camanini e poi appoggio per l'apertura di Zanotti, arriva splendida Simonetti, traversone, attenzione a Piani dentro l'area, ha cercato il tacco addirittura il bomber del Varadello, l'ha però impattato nella maniera corretta e quindi può ripartire la formazione ospite. Caldara, il movimento di Mecca, ancora Caldara, cerca il pallone profondo per Zanardi, il quale frana addosso a Rizzi, bravissimo nel uscire, nel bloccare. Già, abbiamo già avuto modo di dire anche nelle scorse telecronache del Varadello, stanno trovare, in teoria avrebbe dovuto essere Bertoletti, poi infortunato ha lasciato il posto ad Arizzi, che fin qui si sta ben comportando, non sta facendo assolutamente rimpiangere il titolare. Adesso rimessa dalla sinistra per i neri di casa, è salito a battere Cascera. Sul cronometro sempre 0-0, Piani forse ostacolato in maniera fallosa, secondo il direttore di gara però il fallo l'ha commesso proprio il numero 9 e quindi calcio di punizione che sarà in favore del chiuduno. Cecili cerca subito Caldara che poi prolunga, ma Cascera è bravo a scalare, non fa sorprendere le spalle da parte di Mecca, quindi spedisce il pallone in rimessa laterale ancora per gli uomini di mister Ruggeri. Traversone che non riesce ad arrivare perché fa ancora buona guardia Cascera, stavolta aiutato da Petrogalli che lavora molto anche in fase di non possesso. Il numero 11 qui va a liberare molto bene Soppiani, buona anche la spalla del bomber. Scainelli a grandi falcate, viene contrastato in maniera efficace da Cecilli, ma guadagna comunque la rimessa laterale.
Bonetti, Camanini, controllo difettoso, poi la recupera Scainelli, chiuso da tre giocatori, esagera forse nel dribbling, finisce per perdere il controllo della sfera. Ma ancora Giulici, andare a rimettere palla sopra. Sono errori da una parte e dall'altra, può mettere ordine Caldara, non ci riesce perché Bonetti legge bene e manda Petrogalli. Attenzione, Petrogalli dentro l'area a piani, anticipato all'ultimo, stava per calciare il numero 9 con un guizzo. La difesa del chiuduno è riuscita a chiudere, poi rimessa per i verdi. Quando il cronometro dice 30 e 19 del primo tempo, sempre 0-0 con il Baradello che fa la partita costantemente, riesce anche a gestire in maniera efficace il possesso palla la squadra di Chiodi, giostrando in maniera fluida anche nello stretto. Capolista che ha costruito alcune buone chance ma non è ancora riuscita a graffiare dentro l'area. Chiuduno che da parte sua fino a questo momento si sta limitando a giocare a specchio, si sta limitando a chiudere le fonti di gioco del Baradello senza però quasi mai ripartire. Lo stesso Caldara, giocatore di categoria superiore, che qui non è riuscito a mettersi in mostra. Adesso calcio di punizione che sarà in favore degli ospiti. Zinesi, a buona guardia Zanotti, poi Bonetti, a piani Petrogalli, ancora una volta splendida in fase di uscita la manovra del Baradello. Bonetti va subito da Camanini, anticipato, poi Scainelli aggredisce alto Cecili, stavolta lo fa in maniera fallosa il numero 2 con Simonetti che è bravo a recuperare il pallone e poi a servirlo dentro per Appiani. Lo fa però in maniera imprecisa e quindi ancora chiuduno. Guzzi, Zanardi, Scainelli, sono stati qui giocando un ottimo match, va a recuperare un altro pallone. Simonetti, nello spazio per Zanotti. Bonetti, aggrediscono alto i giocatori del chiuduno. Sul playmaker di Chiodi lo fanno però in maniera fallosa con lo sgambetto del centravanti Zanardi e quindi nuovamente Baradello. Cascera Petrogalli, tutto chiuso nella sua metà campo. Baradello che spinge a pieno organico. Bonetti, filtrante per Camanini, leggermente troppo alta però l'assistenza del numero 4 che si scusa. Camanini uscito dalla settore giovanile del Sovere, per lui anche anni in promozione, poi l'avventura al Baradello, una stagione anche all'Accademia, quindi il ritorno a Clusone, che questo già ricordato nelle scorse partite del Baradello. Camanini l'anno scorso, autore di un campionato splendido, quest'anno all'inizio infortunato per problemi fisici di livello muscolare, è rientrato e ha ripreso l'area in suo consueto apporto. Attenzione però adesso il chiuduno dentro l'area con Zanardi, è bravissimo qui ad andare a scalare Piantoni e a impedire il traversone di Zanardi. Chiuduno che prova a rispondere con il suo numero 9, adesso Conner che andrà a battere Cecili. Uno che attacca con 5 uomini, Baradello all'eccezione di Camanini, tutto chiuso dentro l'area, parte il traversone, una volta è Giudice a leggere bene, a respingere, contro cross, ancora Giudice, due volte in maniera perfetta il centrale difensivo, il capitano del Baradello. Altro cross, attenzione, palla dentro, la tiene sul sinistro Poloni. Piantoni è andato ancora a chiudere con Simonetti che per fortuna il disimpegno, non riuscendo però a mantenere il pallone, e quindi possesso che resta per i verdi ospiti che adesso stanno provando a rispondere con il cronometro di 34 e 26 della prima frazione, con il risultato sempre inchiodato sullo 0-0.
Petrogalli, altro lavoro ottimo in fase difensiva. Simonetti rischia il dribbling, perde palla Cascera. Simonetti che la recupera, c'è di duelli fisici, alla fine è Piantoni a colpire. Simonetti la domestica, dribbling, appoggio stavolta un po' pigro e quindi ripartenza della chiuduro, ma stavolta Caldara era partito in evidente posizione offside. Numero 10 protesta anche in maniera vibrante nel confronto del direttore di gara e rimedia il cartellino giallo. Una volta proteste esagerate dell'ex gavarnese, e quindi oltre a concedere il calcio protetto agli avversari si vede anche mostrare il giallo dall'arbitro. Sarà Piantoni, il suo rinvio profondo, murato, quindi ancora Piantoni che non riesce stavolta a far ripartire l'azione perché Boletti sbaglia l'appoggio, quindi ancora chiuduro. Cecili entra sul destro, poi sventagliata dalla parte opposta. Mecca cerca a sinistra, a destra sulla posizione di Zinesi, è bravo però a leggerla e a mettere in rimessa Cascera. Vedete che il Baradello, se escludiamo la debacle di settimana scorsa con i 6 gol presi contro la Faro Livana, ha costruito questo splendido avvio di stagione che lo sta venendo al comando della classifica, no, non solo con il suo enorme potenziale offensivo, non solo con la sua qualità in mezzo a campo, ma anche con la solidità difensiva, dove contribuiscono chiaramente la linea 4 ottimale quasi sempre nel rendimento, schierata da Chiodi, ma soprattutto tutta la fase difensiva di squadra con l'intera formazione che partecipa alla fase di non possesso. Baradello, come già detto, imbattuto per 12 partite. Dopo la sconfitta di settimana scorsa vuole oggi ripartire immediatamente, vuole ritrovare i 3 punti per consolidare il primo posto in classifica, a difenderlo dall'attacco del Fornovo che dista di un solo punto. Fornovo affrontato 2 settimane fa proprio qua in casa e bloccato sullo 2-2 grazie al gol, alla doppietta di Petropoli, di cui il secondo all'ultimo istante di gioco. Piantoni, Simonetti ha cercato la sponda, una volta sbaglia il numero 10, quindi può ripartire il chiuduro. Vuol dire che negli ultimi minuti ha calato leggermente il proprio volume di gioco la squadra di Chiodi. Simonetti e Camanini di Petrogalli alle spalle di Appiani, che dopo un'ottima mezz'ora di gioco sono leggermente calati in queste ultime fasi per quanto riguarda l'inventiva, anche se i 3 garantiscono sempre tanto in impegno in fase di copertura. Adesso rimessa per il chiuduro quando il cronometro dice 38 e 28, sempre 0-0. Caldara contrasta in maniera efficace da Boletti, secondo il detto di gara, però stavolta il playmaker del Baradello ha commesso fallo, quindi calcio di punizione per il chiuduro dopo aver giocato 30 minuti quasi esclusivamente in fase di opposizione. Adesso sto provando anche a rispondere in maniera efficace, anche se fin questo momento non ha mai creato pericoli dalle parti di Arizzi. Si proverà adesso con questo calcio di punizione, 5 uomini in maglia verde dentro a saltare. Baradello tutto chiuso nella propria area a difendere. Cecilli cerca direttamente la porta, fa ottima guardia la difesa del Baradello, l'ultimo tocco poi è di Caldara e quindi il rinvio dal fondo sarà in favore del Baradello.
Arezzi. Giudice la controlla, poi cerca la soluzione profonda per Camanini, a memoria il capitano, controlla però Camanini che si era accentrato. Giudice cresciuto nella situazione del Clusone, poi una vettura sciovere tra promozione e eccellenza, quindi il ritorno del Varadello dove è diventato una colonna portante fino a essere designato capitano. Giudice fin qui autore di una stagione straordinaria insieme a Piantoni. Coppia centrale di Chiodi ha sbagliato pochissimo, se escludiamo appunto la sfida di settimana scorsa, mentre vediamo il mister del Varadello in panchina che sprona ancora i suoi, invita a tirare fuori ancora di più a livello caratteriale rispetto a quanto hanno dato in questi primi 40 minuti di match. Adesso ripartenza, chiude uno con Piantoni. E a giudizio del direttore di gara ha commesso fallo, quindi calcio di punizione in favore dei verdi ospiti. Devo dire che il trend della partita continua a essere quello del chiuduno a rispondere, del chiuduno che adesso sta provando a fare gioco. Il Varadello che aveva giocato in maniera efficace la prima mezz'ora, che hanno anche qualche chance, adesso sta cercando soprattutto di contenere, di non sbagliare squadra di vista che vogliamo dire. Sì, qui ha però concesso praticamente nulla. Poloni, scaglieri di testa. Quindi Petrogalli andare a lavorare ancora in fase difensiva. L'ultimo tocco è di Zinesi, quindi la rimessa laterale in favore dei padroni di casa. Cascera. Zanotti sceglie dei contrasti, poi prova a uscire ancora la squadra di casa, mentre vedete dalle immagini che l'intensità della nevicata è visibilmente aumentata. Vedremo se ci sarà anche qualche rischio per la prosecuzione del match, se invece la sfida verrà portata a termine. Vuol dire fin qui il Manterboso rimane in condizioni accettabili, quindi la partita è fin qui giocabile. Simonetti, l'ultimo tocco è il suo, quindi rimessa ancora per il chiuduno, stavolta proteste i giocatori di casa che avevano voluto l'out in loro favore. 42-40 sul cronometro. Piantoni una volta esce qualcosa e poi attacco dalla destra da parte di Caldara che la mette dentro con Scainelli che la tentativa di dissipare il proprio avversario rischia anche l'autogol. L'evento che però, seppur non esteticamente perfetto, risulta efficace. Sfera in corner e pericolo sventato da parte del Varadello Clusone. Caldara, attenzione al suo destro, contrastato in maniera splendida da Bonetti. Simonetti, grandi falcate. Camanini in mezzo a due, gran giocata anche di Camanini. Varadello che è uscito in maniera splendida dalla fase difensiva. Simonetti, palla dentro per Appiani e all'ultimo riesce a chiudere in ripiegamento Zinesi, ma ribaltamento di fronte, palla a terra davvero pregevole del Varadello. Camanini sul traversone e c'è il vantaggio firmato Appiani. Splendida la palla dentro di Camanini e splendida anche la girata sotto misura di Appiani nel momento in cui sembrava spingere meno la squadra di casa, nel momento in cui sembrava soffrire il ritorno del chiuduno pur senza concedere nulla alle spalle. Ha colpito in maniera chirurgica, palla dentro di Camanini e Appiani si conferma di essere un serpente dell'area di rigore. Piattone sotto porta e 1-0 Varadello. Qui
quindi quando mancano meno di 20 secondi alla fine della prima frazione, il Barallello trova il vantaggio. Vantaggio importantissimo per la squadra di Chiodi. E adesso dovrà cercare di andare all'intervallo conservando il vantaggio, e ci riesce perché il direttore di gara fischia alla fine senza dare minuti di recupero, e quindi il Barallello che chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie al gol messo a segno appunto nelle battute finali da Piani. Barallello che ha giocato un ottimo primo tempo nonostante il terreno ghiacciato, ha giostrato palla a terra con continuità la squadra di Chiodi e ha poi sfondato nel finale senza di fatto mai rischiare nulla. Chiuduno troppo attendista, ha cercato soprattutto di contenere senza quasi mai ripartire, e nel momento, nell'ultimo quarto d'ora in cui sembrava poter riuscire anche a rispondere in fase offensiva, ha subito il gol di Appiani. Quindi per i primi 45 da Clusone è tutto, e appuntamento alla ripresa. Bentornati in collegamento con lo stadio comunale di Clusone, dove sta per iniziare la ripresa di Barallello Clusone Atletico Chiuduno. Forza di casa, chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie al gol messo a segno appena prima dell'intervallo da Piani, che si è confermato un cobra dall'area di rigore, servito da Camanini, non ha sbagliato da pochi passi, portando in vantaggio la capolista. Ha per la verità giocato un buon primo tempo, nonostante il terreno ghiacciato, ha giocato spesso palla a terra, ha creato buone occasioni e poi alla fine ha anche sbloccato il risultato. Uno ha cercato soprattutto di contenere senza quasi mai ripartire, e nel finale, negli ultimi 10 minuti di quarto d'ora di prima frazione, quando sembrava a poter anche mettere fuori la testa, ha subito il gol di Appiani. Adesso ripartiti con il Barallello in completo scuro, che attaccherà dalla destra al sistema stile schermi, e il Chiuduno che risponderà in completa verde dalla parte opposta. E adesso subito Zanotti va a servire Camanini, uno contro uno, Camanini cerca il pallone in occhio per Bonetti, poi alla fine il Chiuduno riesce a chiudere, riesce a rinviare il pericolo. Ancora Barallello, Cassera assistito da Petrogalli, Bonetti non passa il suo pallone, quindi Camanini cerca l'apertura per Scainelli, forse l'esame è troppo lunga, riesce invece a tenerla il numero 2, gran lavoro, poi cross splendido di Mancino per Appiani che gira di testa, ma era in fuorigioco, quindi tutto inutile. Come vedete dalle immagini, la neve continua a scendere sul terreno di Clusone e il manto erboso sta diventando sempre più bianco, anche se fino a questo momento è assolutamente praticabile, anche se non è evidentemente ottimale. Si può comunque giocare, mentre qui è giudice andare a spezzare la ripartenza del Chiuduno e a mettere il pallone in rimessa laterale. Barallello in questa ripresa cercherà di mantenere questo preziosissimo vantaggio, cercherà di portare a casa il bottino pieno che consentirebbe di riscattare immediatamente la prima sconfitta stagionale arrivata settimana scorsa a Fara contro il Faro Olivana, ma soprattutto consentirebbe di mantenere saldamente il comando della classifica con il Fornovo a meno 1, che a fine primo tempo sta pareggiando per 0-0 sul difficile campo del Castrezzato, terza in classifica. Chiaro, dall'altra parte il Chiuduno cercherà di rispondere, cercherà di riequilibrare quantomeno il risultato per raccogliere un risultato positivo, per cercare di rientrare nella lotta al vertice, che in questo momento lo vede leggermente attardato. Adesso Cassera la protegge bene, la porta larga in mezzo a due, rischia e va via Cassera, poi subisce anche fallo. Qui proteste vibranti da parte della tifoseria di casa, dobbiamo dire condivisibili. Cassera aveva saltato secco due avversari, l'arbitro, il signor Matteo Sala della sezione di Seregno, aveva potuto lasciare il
vantaggio invece di interrompere l'azione. Mette adesso a Piani di sinistro, va a segnare un gol pazzesco, un gol straordinario servito sulla profondità di Mancino, al volo ha incrociato sul secondo palo, niente da dire, chapeau, un gol stratosferico di Appiani. L'aveva segnato uno forse ancora più bello la scorsa stagione in rovesciata dopo un controllo volante, ma sicuramente questo non è da meno. Si è infilato sulla sponda aerea di Zanotti alle spalle dei difensori e poi Di Mancino ha spedito il pallone sotto l'incrocio opposto. Doppietta per il bomber e partita in discesa per il Baradello. E quindi quando siamo giunti al 3:50 della ripresa, il Baradello trova il raddoppio con questa giocata straordinaria di Appiani. Non poteva esserci inizio di ripresa migliore per la formazione di Chiodi, che adesso potrà gestire il doppio vantaggio. Chiaro che per il morale del Chiuduno questa è una brutta botta. Se la partita era difficile prima per la formazione di Ruggeri, adesso lo diventa ancora di più. Trovandosi sotto i due reti servirà un'impresa alla squadra ospite per riequilibrare il punteggio. Adesso battibecco tra Cassera e Mecca, che il direttore di gara va subito a tranquillizzare. Proprio Mecca contrastato sempre da Cassera. Giulici non bala a Fronzoli, la mette su con Azzola che va in presa semplice. Avevamo appunto detto già in fase di telecronaca le doti d'area di rigore di Appiani, a lungo assente in questo avvio di stagione per problemi muscolari, è rientrato, ha subito fatto vedere il suo valore, ripetiamo, all'esordio subito in rete dopo pochi minuti. E quindi la doppietta pesantissima che sta decidendo la sfida di oggi con il secondo gol, semplicemente meraviglioso, con un sinistro in corsa spedito all'incrocio dalla parte opposta, gol da attaccante di razza. Piani che rispetto a Mostabilini lavora forse un po' meno per la squadra, ma attenzione Caldara solo davanti al portiere. Caldara è bravissimo qui Arizzi nel rispondere, nel tenere i suoi sul doppio vantaggio. Caldara forse pensava di essere in fuorigioco, si era quasi fermato il bomber del Chiuduno e poi ha concluso debolmente consentendo la parata di Arizzi. Comunque bravissimo nell'aspettare fino all'ultimo ad andare a terra e nel mantenere i suoi sul 2-0. Mentre qui contrasto Mecca Scainelli, Chiuduno che sta provando a rispondere, poi Scainelli di forza va a recuperare il pallone. Gran lavoro del terzino destro che ha fin qui disputato un match perfetto, dobbiamo dire, come il resto dei suoi compagni. Adesso va al rinvio profondo Arizzi, Murato, no, appunto dicendo prima della chance di Caldara che Appiani rispetto a Mostabilini lavora probabilmente meno per la squadra e meno un giocatore capace di fare lavoro sporco, ma dentro l'area è forse se possibile anche più cinico. Mostabilini chiaramente oltre al movimento non fa mancare nemmeno il suo apporto in zona gol, ma per caratteristiche Appiani è più bomber d'area, capace di trasformare in oro tutto quello che tocca negli ultimi 16 metri e oggi l'ha ampiamente dimostrato. Mentre qui Cassera è intervenuto in maniera nitida sul pallone, intervento pulitissimo che però il direttore di gara, tra le proteste vibranti dei giocatori del Baradello e della tifoseria, valuta in maniera diversa ed estrae quindi il giallo
Ecco, Fonte al numero 3, devo dire, davvero stavolta la decisione a nostro di vedere, errata da parte dell'arbitro. Cassera aveva, era intervenuto pienamente sul pallone, non c'era nemmeno il fallo. E invece l'arbitro ha optato per il calcio di punizione, anche il giallo nei confronti di Cassera. Dalle proteste che avete sicuramente sentito di sottofondo della tifoseria, oltre che da parte dei giocatori del Baradello. Adesso Bonetti, palla a destra per Camani, non riesce l'aggancio volante e quindi palla in out. Vuol dire che il Chiuduno sta provando a rispondere allo 0-2, non si è arreso e ha avuto anche la chance per riaprire immediatamente la contesa con Caldara. Il Baradello che sta cercando di serrare le file, sta cercando di tenere, di non concedere spazi e poi di ripartire per mantenere il doppio vantaggio costruito tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa. Petrogalli, grande aggancio, grande palla per Camanini, che però non riesce a mantenere l'equilibrio. Adesso davvero il campo sta diventando sempre più bianco, la neve sempre più copiosa nel cadere e per i giocatori diventa sempre più difficile riuscire a restare in equilibrio, soprattutto quando cambiano direzione. Simonetti, Cassera, contrastato in maniera efficace da Guzzi, che poi rinvia profondo a cercare il movimento di Zanardi, forse commette anche fallo ai danni di Giudici, fa giocare il direttore di gara. Ancora Chiuduno, Cecilli, Caldara, non riesce però nell'aggancio Poloni e Scainelli, che continua a macinare chilometri a destra, non sbaglia nulla in fase difensiva e appena ha la possibilità si butta nello spazio il terzino destro, mentre adesso attenzione Caldara, servito in profondità, stavolta c'era aperta la linea difensiva del Baradello. Caldara è riuscito ad inserirsi, è stato bravo Arizzi ad uscire a bloccare il pallone. Arizzi poi sullo slancio travolto anche da Caldara, adesso rimasto a terra, protesta ancora una volta rumorose dei pavè di casa, che hanno visto Caldara appunto andare a travolgere Arizzi. Adesso un po' di tensione anche in campo, quando il cronometro dice 10:30 della ripresa e sempre 2-0 Baradello. Adesso vediamo se Arizzi sarà in grado di proseguire. Vediamo che in panchina come secondo portiere Chiodi ha Mauro Bana, in classe 81, ma vediamo che Arizzi si sta prontamente rialzato, solo una botta per lui, è perfettamente in grado di continuare a giocare. Chiaro che il Baradello deve mantenere alta il livello di concentrazione, perché il Chiuduno è assolutamente in partita. La squadra di Ruggeri non si è fatta abbattere dal raddoppio di Appiani, sta provando a rispondere con grande convinzione, ha anche creato due buone chance con Caldara. Baradello che sta cercando in questa fase soprattutto di contenere, di non sbagliare, e seppur soffrendo sta reggendo. Adesso rimessa in favore degli ospiti verdi. Caldara, che sicuramente si è inserito in maniera efficace due volte alle spalle di difensiva, ma se sulla seconda non è riuscito ad arrivare sul pallone, sulla prima dopo aver aggraziato il pallone non è stato all'altezza della sua fama, concludendo in maniera troppo debole e consentendo ad Arizzi la parata. Adesso Cassera, ormai è una pista di pattinaggio il campo di Clusone, giocatori che remano anche con le mani per restare in piedi, se di contrasti alla fine l'ultimo tocco è da parte di Bonetti, quindi rimessa laterale per il Chiuduno, che adesso va a effettuare il primo cambio, poi il capitano Poloni, dentro Bomber Bosis. Non sappiamo chiaramente i motivi della scelta di mister Ruggeri, lasciare in panchina Bosis, pensiamo non al meglio il centroavanti. Il giocatore
mi confermano adesso alle mie spalle appunto che è stato influenzato in settimana, non si è allenato, quindi per questo motivo non è stato schierato a inizio partita, il giocatore sicuramente di spicco della squadra ospite. Ma adesso sotto di 0-2, Ruggeri rompe gli indugi e rischia tutto per tutto, butta dentro il centravanti e toglie il centrocampista Poloni. Abbiamo già visto che davanti insieme a Zanardi resta appunto Bosis, mentre Caldara retta di qualche metro andando a fare il trequartista alle spalle dei due punteri. Adesso va a battere la rimessa Zinesi, chiaro che in questo momento è più importante avere sul campo la forza fisica piuttosto che le qualità tecniche, diventa quasi impossibile giostare in maniera fluida su questo terreno, ci sono tantissimi contrasti e spesso la forza prevale sulla tecnica, con Giudic che qui va a chiudere molto bene ancora ai danni di Zanardi e quindi rimessa in favore dei verdi di Chiuduno. Palla sopra per Bosis, primo pallone però anticipato in maniera pulita da Piantoni. Adesso è Simonetti ad aggredire, va a pressare anche Azzola che per non rischiare spara lungo, Cassera, ottima la sponda di Petrogalli che non si fa prendere dalla frenesia, appoggia bene alle spalle, Scainelli, Camanini, incredibile nonostante il terreno ghiacciato come il Baradello riesce comunque a fraseggiare palla a terra. Camanini, stavolta non rischia, il numero 7 torna direttamente da Rizzi e quindi Cassera, giro palla pulito del Baradello, Cassera, attaccato, calcio di punizione. Quando il cronometro dice 15-8 della ripresa, Baradello sempre sul 2-0 grazie alla doppietta di Appiani, eccolo ancora il bomber dentro l'area. Appiani contro due, la protegge bene, poi non riesce a trovare lo spazio per giocarla, alla fine finisce per perdere il pallone con Simonetti che va a commettere fallo, quindi calcio di punizione in favore del Chiuduno. Baradello che dopo aver raddoppiato va adesso ad effettuare anche il primo cambio, fuori Petrogalli, questa è sicuramente positiva la sua. Ha lavorato moltissimo anche in fase difensiva, oltre ad aver garantito grande spinta in fase offensiva. Al suo posto dovrebbe entrare Cristian Mostavidini, non abbiamo visto bene la segnalazione dell'accompagnatore, ma è proprio lui, è Cristian Mostabilini, fratello di Gian Pietro, il bomber. Quindi cambio a livello di corsia mancina con Cristian Mostabilini che è già andato ad occupare lo stesso ruolo ricoperto prima da Petrogalli. Adesso è Buletti andare a chiudere, a tornare da Rizzi, dobbiamo dire che il Baradello dopo aver fatto il raddoppio con Appiani subito in avvio di ripresa subito qui Camanini regala un tacco splendido per Bonetti, diciamo appunto subito il ritorno del Chiuduno che sta provando a rispondere, anche creato un paio di chance importanti la squadra ospite ma senza però concretizzarle. Il Baradello pur soffrendo ha retto bene e continua a mantenere il doppio vantaggio. Andiamo a dire, forza di caso, dobbiamo avere retto al ritorno immediato del Chiuduno. Adesso possiamo aver ripreso il controllo della partita. Per la verità non aveva mai perso la squadra di Chiodi, che ripetiamo, continua a fraseggiare in maniera splendida nonostante si giochi davvero su una pista di pattinaggio causa ghiaccio e temperature fredde bassissime.
e alla neve che cade copiosa. Adesso tacco di Mostaveni, nuovo entrato per Simonetti, versione Spedido, poi cerca addirittura la rovesciata Camanini, stavolta ha preteso troppo pur dalle sue grandi qualità tecniche. Mostaveni, Cassera attaccato alle spalle, la protegge bene e poi ancora gamba per andare. E poi di tacco per Appiani, adesso preziosismi in serie da parte degli uomini di Chiodi con Simonetti che attacca sulla corsia mancina, controlla il pallone, poi viene strattonato in maniera evidente da Capoferri, forse innervosito dai preziosismi dei giocatori di casa, è andato a trattenere l'avversario guadagnandosi l'ammonizione, quindi calcio di punizione per la capolista, continua a condurre per 2-0 sul chiuduno. Bonetti sul pallone, anche oggi per lui fin qui grande prestazione, palla sul secondo palo per la sponda di Piantoni, vediamo l'ultimo tocco di chi è stato, è di un giocatore in maglia verde e quindi calcio all'angolo, corner per il pallone di casa. Ma Camanini, palla dentro, respinge Cecilli che rimette in corner. Anzi no, è in rimessa laterale, quindi Camanini lascia a Simonetti, va il numero 10 con le mani, poi ha cercato la girata dentro l'area di Cristian Mostaveni, classe 2000 appena entrato, mentre il fallo stavolta è ai danni di Piantoni che poi rimane anche a terra, vediamo, dovrà trattarsi solo di una botta. Che entrano i sanitari e poi in casa a soccorrere il centrale difensivo, oggi tornato a essere estremamente solido insieme a Giudici al centro della difesa. Ripetiamo le difficoltà la settimana scorsa dove il Baranello ha perso 6-2 contro la Farra Livana, eccezione evidente in questo di avvio di stagione splendido per la squadra di Chioli che nelle prime 12 sfide ha raccolto 7 vittorie e 5 pareggi senza mai perdere e che dopo la sconfitta di settimana scorsa si è già rimessa in carreggiata con questa prima ora abbondante di gioco estremamente convincente e la sta vedendo prevalere per 2-0 sul chiuduno grazie, ripetiamo, alla doppietta di Appiani. Adesso Piantoni momentaneamente a bordo campo, quindi Baradello momentaneamente 10 uomini, palla dentro per Simonetti, anticipato Mecca, va al rinvio, Cassera stavolta non ci arriva, è però Giudici a rinviare di Mancino, quindi scala a grandi falcate in maniera perfetta in fase difensiva Scainelli, interrompendo l'azione della chiuduno e sventando un potenziale pericolo. Piantoni che è già ritornato al centro della difesa con Scainelli che adesso va a coprire su Cecili per non rischiare, mette fuori il numero 2 e quindi rimessa per il chiuduno quando arriva anche il secondo cambio per gli ospiti. Stavolta ad uscire è Mecca, al suo posto Foresti quando il cronometro dice 21:50 della ripresa. Adesso prova a spingere sulla sinistra la squadra di Ruggeri ma chiude ancora in maniera efficace il Baradello. Camanini, solito taglio centrale, apertura col Contagiri per Cristian Mostaveni, originario di Pare, ripetiamo ancora fratello del bomber Gian Pietro, mentre qui Camanini non riesce a tenerla ma va comunque a pressare Capoferri, quale è bravo a far uscire i suoi. Caldara, dopo le due chance
sprecate, è un po' uscito di partita. Il numero 10 mette qui a Piantoni ad andare a recuperare in maniera splendida su Zanardi, anche se deve concedere il corner. Ha lavorato al meglio il numero 5, attenzione perché il direttore di gara ha visto anche un fallo ai suoi danni e quindi oltre ad aver spezzato l'azione, Piantoni si guadagna anche il calcio piazzato. Dobbiamo dire che se dopo il 2-0 il Cuduno ha provato a rispondere e ha creato anche due buone chance, col passare dei minuti là il forcing la squadra ospite si è visibilmente affievolito. Il Baradello ha retto l'urto, ha mantenuto il doppio vantaggio, adesso ha ripreso a pieno il controllo della partita, sta ritornando a far girare palla la squadra di Chiodi, mantenendo sempre il pericolo lontano dalla propria area, mentre qui esce in presa alta Rizzi. Con il rinvio successivo, Simonetti, ripartenza Chiuduno con l'apertura, cerca ancora Caldara, buon controllo d'esterno destro, palla di ritorno quindi Bomber Bosis, ma Piantoni a spezzare poi la trama, poi un rimpallo lo sfavorisce, quindi ancora Chiuduno con il nuovo entrato Foresti, che ha provato ad entrare nella sinistra, guadagnato comunque un buon calcio d'angolo. Direttore di gara va a verificare l'esatta posizione del pallone, ma soprattutto c'è un problema con la bandierina, adesso viene rimossa, non sappiamo se si è rotta la bandiera. Alla destra della porta di Arizzi, adesso stanno cercando di intervenire i giocatori del Baradello che si stavano scaldando in quella zona per rimettere la bandiera del corner al suo posto e per lasciare riprendere il gioco. Vedete chiaramente la neve sempre costante e continua a cadere, il campo che è ormai diventato bianco, anche se resta fin qui praticabile, la palla si vede in maniera nitida, ovvio, l'abbiamo detto più volte, il fondo ghiacciato non consente di fraseggiare agevolmente palla a terra, non consente soprattutto di mantenere l'equilibrio nei cambi di direzione, dove i giocatori spesso sono costretti a pattinare per riuscire a restare in piedi, operazioni che sulla bandiera del corner si stanno prolungando. È inevitabile recupero che sarà copioso, con i giocatori in campo che si muovono moltissimo nel tentativo di non raffreddarsi, di rimanere caldi. La giornata non consente nel modo più assoluto di prendere freddo. Operazione della bandiera concluse, tutto risolto. Corner dalla sinistra che andrà a battere il Chiuduno. Palla dentro e palla che attraversa tutto lo specchio. Ancora ospiti Zinesi. Cerca il cross di Mancino. Poi alla fine arriva anche l'incornata da parte di Bertoli, ma palla comunque lontanissima dalla porta, difesa da Arizzi, stava scusate, di Radaelli, il terzino sinistro che è incornato ma non centrando lo specchio, mentre arriva il secondo cambio anche per il Baradello, stavolta a uscire è Simonetti, autore anche lui di una prova assolutamente convincente. Al suo posto entra Giorgio Zucchelli, come già detto acquistato in settimana dal Baradello Clusone, lui che ha avuto una lunga carriera in categorie superiori negli ultimi anni, appunto al Valle Camonica, in questi primi 6 mesi della nostra stagione al Breno, lasciato libero, è
venuto al Varadello Clusone. Sicuramente acquisto di livello, abbiamo già avuto modo di dire, per la squadra di Chiodi. Giocatore duttile, capace di coprire più ruoli, giocatore di grande qualità, oltre che di forza fisica e dinamismo. Un rinforzo che arriva chiaramente a dare ulteriore linfa a una rosa che era già di livello assoluto nonostante gli infortuni, nonostante spesso Chiodi abbia dovuto attingere ai suoi giovani. Non hanno mai deluso, hanno sempre fornito un rendimento all'altezza dei titolari. Zucchelli, che appunto è entrato al posto di Simonetti. Adesso calcio di punizione dentro del Chiuduno, chiude bene il Varadello, che poi con Camanini cerca Piani. Buona spoglia Piani, buono anche il lavoro di Camanini, scambiano molto bene i due. Attenzione al contropiede, a Piani la mette dentro per Camanini sul sinistro, anticipato all'ultimo con un guizzo da parte di Capoferri, che poi non riesce a mantenere sul terreno di gioco, ma evita i suoi, lo 0-3. E adesso rimessa che salirà a Barta del Cassera quando riparte il Varadello. Riesce sempre a dare la sensazione di pericolo con l'enorme qualità offensiva di cui dispone il team di Marco Chiodi. Cassera attaccato da due, non riesce a tenerla, anzi sì, che guadagna la rimessa laterale dopo l'ultimo tocco di Caldara, e quindi out sulla sinistra, che andrà con le mani a battere il terzino sinistro, ex Pradalunghese. Prima però arriva il doppio cambio, il Varadello toglie Camanini e inserisce Guerinoni dalla parte opposta. Esce il centravanti Zanardi e al suo posto entra Imberti. Adesso palla gestita da Zanotti, contrastato, riesce a tenerla, gran lavoro di Zanotti, poi il pallone esce, quindi rimessa a Chiuduno. Quando il cronometro dice 30 e 20 ripresa, Varadello sempre sul 2-0. La squadra di Chiodi sta continuando a gestire in maniera efficace il risultato, contenendo in maniera pulita il doppio vantaggio, senza rischiare praticamente nulla negli ultimi minuti. Chiuduno, che può aver risposto immediatamente allo 0-2 di Appiani con un paio di buone chance, si è spento, non è più riuscito a creare pericoli dalle parti di Arezzi. Chiaro che tenterà di farlo fino alla fine per poter riaprire la contesa dalla parte opposta. Il Varadello cercherà invece di reggere, di continuare a gestire sotto al meglio, di non rischiare nulla per incamerare tre punti che sarebbero pesantissimi per la squadra di casa, consentirebbero chiaramente di mantenere il vertice della classifica, riscattando la sconfitta settimana scorsa contro il Faro a Livana. Chiuduna che invece, se uscisse sconfitto, si allontanerebbe ancora di più dal vertice della classifica, frustando in maniera evidente le proprie ambizioni estive. Adesso attenzione al Varadello sulla destra con il nuovo entrato Guerinoni, che salta secco due uomini, viene atterrato, quindi calcio di punizione. Impatto importantissimo da parte di Anderson Guerinoni, che ha subito dato velocità e rapidità. Camanini ha sicuramente giocato un ottimo match. Chiaro che dagli esterni Chiodi richiede non solo spinta ma anche tanto sacrificio, difficile riuscire a tenere 90 minuti a ritmi folli. Ma il mister
dalla capolista ha a disposizione anche cambi all'altezza in panchina, e quando lo fa, quando deve cambiare, riesce sempre a mettere elementi all'altezza titolare, e Guerinoni l'ha subito dimostrato con un doppio dribbling e calcio di punizione che adesso va a calciare Bonetti direttamente verso la porta, palla non lontana dallo specchio. Adesso va al rinvio Azzola, quindi a Piani va a tenerla, stavolta però partito in posizione di offside il bomber del Baradello, che continua a decidere la sfida con le sue due reti. Sta per arrivare a uno nuovo cambio, il quarto per il pallone di casa, vediamo che ne hanno eseguiti tre invece gli ospiti stavolta. Ad uscire è Appiani, proprio lui, con una standing ovation del pubblico di casa. Al suo posto fa il rientro in campo dopo 3 turni di squalifica l'altro puntero di livello assoluto del Clusone, Gian Pietro Mostabilini. Adesso palla profonda con il fallo a giudizio del direttore di gara commesso da Piantone, quindi con il calcio di punizione in favore della Tunda, posizione interessante, numerosi cambi in questa ripresa che hanno modificato in maniera sensibile la disposizione delle formazioni in campo. Baradello che, ripetiamo, dopo aver raddoppiato, dopo aver sofferto per qualche minuto il ritorno del chiuduno, ha poi gestito al meglio la partita senza rischiare praticamente più nulla, e anzi minacciando più volte la porta avversaria con contropiedi ficcanti. Chiuduno che adesso ci prova da fuori con questo destro che però Arizzi legge bene e blocca. Conclusione troppo lenta da parte di Cecili. Ripetiamo, Chiuduno che può aver sprecato due buone chance con Caldara, soprattutto una che il numero 10 ha calciato troppo debolmente e ha consentito l'intervento ad Arizzi. Non è più riuscito a dare continuità alla propria spinta, non è più riuscito a creare pericoli. Adesso calcio di punizione ancora dalla tre quarti per gli ospiti in maglia verde. Con il cronometro 35 e 26 nella ripresa, sempre 1-0 Baradello. Palla profonda e poi Cassera lavora ancora molto bene in fase difensiva, sbagliando stavolta poi al rinvio. Zinesi, Caldara, rientra bene sul destro, poi deviato, palla che si impenna, Rizzi, presa sicura, blocca un altro pericolo. Il rinvio profondo per la sponda era di Guerinoni. Eccolo Mostabilini con la consueta grinta, con la consueta disponibilità al sacrificio, nonostante appunto non sia al meglio dopo i 3 turni di squalifica e qualche problemino al ginocchio, schierato in questo ultimo spicchio di match, dimostra subito di avere la consueta voglia, la consueta grinta per dare una mano ai suoi a proteggere i 3 punti che significherebbe ancora vertice della classifica, in attesa di sapere il risultato della sfida tra Castrezzato e Fornovo. Ripetiamo, primo tempo concluso sullo 0-0, potrebbe addirittura dare la possibilità al Baradello di guadagnare punti, di mettere un ulteriore distacco tra sé e le proprie rivali. Capitano Giudici sul pallone, suo rinvio per Anderson Guerinoni, buona la sponda, Mostabilini va a proteggerla, vediamo Gian Pietro in campo, anche il fratello Cristian, tutti e due i Mostabilini schierati in questa ripresa da Mista Chiodi. Con Cecili che adesso va ad essere chiuso da Scainelli, ripetiamo, prestazione perfetta della linea 4, Piantoni, Giudici centrali, Scainelli a destra, Cassera a sinistra, l'hanno
sbagliato quasi mai, sono un paio di infilate di Caldara, per la verità una non ha portato praticamente a nulla perché è uscito facilmente a rizzo in anticipo, e solo una volta hanno attaccato davvero in maniera efficace la linea 4 del Baradello, gli uomini di Ruggeri. Beh, il resto non ha mai sbagliato la squadra di Chiodi, anestetizzando il notevole potenziale offensivo del Chiuduno, che se a inizio partita schierava Caldara e Zanardi, adesso ha visto anche l'ingresso di Bosic, mentre qui l'arbitro nota un giallo per protesto, non avevo visto di chi si tratta, immaginiamo fosse per Foresti, ma non abbiamo la certezza assoluta. Il via lungo di Arizzi, Mostabilini, grande sponda per l'entrata del fratello Cristian, classe 2000, e poi dimostra di avere molta più esperienza di quella che farebbe intendere la sua età, andando a portare il pallone sulla bandiera, facendo trascorrere secondi preziosi per i suoi, che devono difendere il 2-0, con uno che sembra crederci meno adesso. Caldara stavolta attaccato in maniera fallosa da Cristian Mostabilini, quindi calcio di punizione per il Chiuduno. Giudici di testa, non ha sbagliato una palla il centrale del Baradello, qui cerca addirittura il dribbling in mezzo a due, Bonetti, e lo fa in maniera efficace guadagnandosi calcio di punizione, 39-26 sul cronometro, sempre 2-0 Baradello, firmato da Appiani. Cecili la allunga troppo, adesso anche qualche errore di sufficienza da parte dei verdi ospiti, inevitabile il 2-0, poi la fatica nel costruire, abbiano fatto perdere convinzione alla squadra ospite. Baradello invece sopra di 2-0, vede sempre più vicina la vittoria. Scainelli chiuso da 2, stavolta forse palla un po' troppo pigra per Zucchelli, l'ex Breno riesce comunque a combattere anche se è costretto a concedere la rimessa laterale. Guzzi, poi palla dentro di Radaelli, ma chiude ancora Giudici. Bonetti, palla assista per Cristian Mostabilini, a spazio cerca l'uno contro due, allunga, grande falcata di Cristian Mostabilini che poi non riesce a mantenere il pallone sul terreno di gioco, concede la rimessa laterale. Adesso vanno a passare in coppia i due fratelli Mostabilini, ma c'è Pietro, il bomber, ma lui carriera ad altissimi livelli, spesso anche in categorie superiori negli ultimi anni, dopo 4 anni tra eccellenza e promozione a Sovere, un anno allo scanso sempre in eccellenza, quindi l'approdo qui al Baradello, terza stagione per lui con la maglia del Baradello Clusone, stagioni costellate da prestazioni importanti e da gol. Adesso in prima squadra è arrivato anche il fratello, giovanissimo, ricordiamo Gianpietro, classe 84, il fratello classe 2000, ben 16 anni di differenza tra i due. Adesso possesso che sarà ancora dei padroni di casa quando il cronometro dice 41 e 50, poco più di 3 minuti, più recupero da gestire per i 3 punti per i padroni di casa, invece tempo che si riduce sempre di più per le speranze di rimonta degli ospiti, che ripetiamo sembrano anche crederci ormai da diversi minuti in maniera poco convinta. Caldara che è andato a guadagnarsi un calcio di punizione, quasi prestazione non particolarmente brillante, oltre alla già citata chance sprecata, poi per il resto poche giocate degne della sua fama, degne della sua qualità.
Bertoli cerca subito la palla sopra per il movimento da parte di Pezzotti, quale però non riesce a tenerla. E quindi rimessa laterale in favore. Del Barallello. Out. Adesso in favore degli ospiti. Cerca di contrasti, poi esce bene col pallone tra i piedi Guzzi e cerca il pallone profondo. Giudici chiude bene. Poi per non rischiare rinvia lungo, altra palla in out, adesso Barallello che fatica ad uscire dalla zona di campo, uno che prova a chiudere in avanti, prova a spingere, ma sbaglia ancora in fase di impostazione la squadra di Ruggeri. E quindi nuovamente out in favore del Barallello, quando adesso il cronometro dice 43-40 della ripresa, sempre 2-0, quindi meno di un minuto più recupero alla fine del match. Caldara contrastato da Cascera. Zinesi preso in contotempo, la tiene poi Capoferri, sbaglia anche lui, adesso è davvero difficilissimo stare in piedi con questa palla profonda di Zucchelli per Cristiano Stabilini, occhio sul sinistro, non calcia, la tiene, forse doveva provare subito la conclusione, ha perso tempo, arriva il fratello, uno contro uno si defila, poi gestione del pallone di Mostabilini che lo protegge attaccato a tre giocatori, fa ripartire il fratello. Giorgio Zucchelli, uno contro uno, Barallello che tiene il pallone facendo trascorrere secondi preziosi, poi alla fine Zucchelli è bravo anche a guadagnare fallo, lui che ha anche un fratello portiere che milita nel Rovetta, andato qui a guadagnarsi una punizione, consente i suoi di alzare il baricentro, di far trascorrere secondi preziosi mentre stiamo entrando, e lo facciamo esattamente in questo momento nel recupero. Zucchelli troppo bassa, respinge la difesa, altro duello con palla recuperata dal Barallello. Cristiano Stabilini sul destro riesce ad entrare in area, ancora Cristiano Stabilini, poi il suo tiro blocca però facilmente Azzola. Palla profonda con la sponda tentata da Macetti, non è riuscita, stavolta non riesce nemmeno a uscire il Barallello, quindi la rimessa è per il chiuduno, una delle ultime chance per gli ospiti che però continuano a essere sotto 0-2. A questo punto servirebbe davvero un miracolo per riequilibrare la contesa, per strappare un punto utile. Cristiano Stabilini qui va a guadagnare la rimessa dall'altro lato, invece il Barallello viene sempre più vicina, una vittoria pesantissima. Rimessa per i padroni di casa, ovviamente adesso non hanno alcuna fretta di andare a recuperare il pallone. Il padrone di casa, la capolista, cerca giustamente di far trascorrere più tempo possibile e di gestire il pallone in maniera efficace. Adesso ancora i due Mostabilini a duellare con Capoferri che rinvia, guadagna la rimessa laterale, ma se ne è già andato anche il secondo di recupero. Zinesi con le mani cerca di trovare la spuna di un compagno con Cascera che è andato a duellare per l'ennesima volta in maniera vincente, recuperando ancora un pallone. Zinesi, Guzzi cerca il pallone sopra, lo legge bene sempre lui, Cascera è nuovamente rimessa per gli ospiti. Caldara, movimento, Zinesi, palla dentro, respinge stavolta in maniera efficace Zanotti, quindi palla in corner, 46, 47 e 31 sul cronometro, sempre 2-0 Barallello.
ultime battute, uno che prova disperatamente ad attaccare Varadello, che difende con grande attenzione e che qui respinge il pericolo. Palla adesso addirittura da Azzola, e per non rischiare calcio profondo andando direttamente oltre la linea di fondo campo. È andato a recuperare il pallone Azzola, scusate Arizzi, portiere del Varadello, classe 96, che adesso si appresta al rinvio profondo. Duello aereo e Cassera che la calza lontano per non correre rischi. Direttamente alle braccia di Azzola, si continua a giocare, 48 e 33 sul cronometro. Ultime battute di match con il Varadello che lo gestisce senza poteri d'animo, potendo contare su due gol di vantaggio. E chiude uno che disperatamente cerca di fare la partita, ma non riesce mai ad incidere la squadra di Ruggeri. Devo dire, il Varadello, oltre all'ottima gestione difensiva, ha anche rischiato più volte di trovare la giocata per arrotondare il punteggio, anche se chance clamorose negli ultimi minuti non ha più create. Cassera da terra la tiene lui, poi va profondo per Giampietro Mostabilini. Palla stavolta ingiocabile per il bomber, ma Cassera ancora una volta come un gladiatore su questa palla. Piantoni, Cristian Mostabilini, c'è di sponde aereo da parte secondaria del Varadello, con Caldara che parte in posizione dalla parte opposta di offside e quindi concede il calcio di punizione in favore del Varadello, con la tifoseria che chiede a gran voce il fischio finale. Il direttore di gara continua a far giocare e il cronometro dice 49 e 45. Arizzi, palla profonda per Giampietro Mostabilini, la protegge, guadagna fallo. E su questa palla il direttore di gara fischia la fine. Il Varadello Clusone vince per 2-0 contro l'Atletico Chiuduno. Decidono i gol di Appiani, uno a fine primo tempo in tapine e uno splendido avvio di ripresa con un sinistro al volo sotto l'incrocio dei pali. Varadello che ha giocato in maniera fluida, palla a terra nonostante il terreno ghiacciato, nonostante la neve, ha creato diverse chance e dopo aver trovato il doppio vantaggio l'ha gestito in maniera efficace, conquistando tre punti pesantissimi che lo confermano in vetta alla classifica e riscattano la sconfitta di settimana scorsa contro il Fara Olivana. Il Chiuduno invece esce sconfitto pur lottando dal campo di Clusone e si allontana sempre di più dal vertice della classifica. Un saluto da Stefano Savoldelli, da Clusone è tutto, ringraziando Felice Lazzarini per la ripresa. Vi diamo appuntamento a domenica prossima.